Amici e amici bianconeri, bentrovati. Post partita di Champions League, Benfica-Juventus, appena terminata. E allora, come di consueto, come da copione, qui per commentarla insieme in una breve analisi di quella che è stata una disfatta europea per i colori bianconeri. Era nell'aria, erano pochissime le speranze di poter passare il turno. Questa sera la Juventus però le ha certificate tutte, ovvero quelle pochissime speranze, azzerandole con una prestazione inqualificabile per larga parte del match. La Juve perde 4-3, ma commentiamo insieme. Però prima vi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, azionate la campanella della notifica, mettete like al contenuto in fondo alla puntata. Lascio anche la possibilità allo sponsor, di cui vi lascio qui sotto in descrizione il link per agevolarvi lo scarico, di essere partecipe nei vostri smartphone, se vorrete, scaricandola attraverso il Play Store o l'Apple Store, a seconda dei vostri dispositivi, un'applicazione leggera e gratuita, soprattutto, che vi dà la possibilità di avere tutte le informazioni che riguardano il mondo del calcio e di selezionare la vostra squadra del cuore, proprio per essere aggiornati in tempo reale di tutte le notizie che possono riguardarla. Ma veniamo al match di questa sera. La solita Juventus, quella che avevamo conosciuto per larga parte della stagione. La partita di questa sera era una partita che avrebbe dovuto sostanzialmente certificarci lo stato di convalescenza dei bianconeri e quindi di farci capire se la Juventus ha davvero intrapreso un percorso possibile guarigione con le due vittorie consecutive fatte nel derby contro il Torino e poi contro l'Empoli, una partita che aveva ben impressionato soprattutto per la tenuta atletica, per la crescita nella seconda parte di gara. Il 4-0 con l'Empoli aveva dato questa speranza di essere entrati in una possibile convalescenza. Ma la Juventus è vista allo stadio Daluz, uno stadio che ha spinto i beniamini di casa per tutta la partita, praticamente ha invece certificato che la Juventus è ancora molto malata, che la Juventus non si sa se potrà davvero intraprendere un percorso di convalescenza. La Juventus va sotto i colpi di un Benfica che è partito molto aggressivo, che ha trovato il gol del vantaggio, poi la Juventus trova la possibilità di pareggiare con la prima, diciamo sostanzialmente la prima azione, con il primo calcio d'angolo, pareggia con un gol un po' rocambolesco, giudicato regolare dopo le verifiche eseguite al VAR, ma nemmeno il tempo di godersi il ritrovato pareggio, che è un'ingenuità di Cuadrado in area, sanciva il calcio di rigore che João Mario trasformava per il gol del 2 per il risultato del 2-1 e successivamente squadre al riposo, dopo che il Benfica, imperversando ancora per tutto il primo tempo, aveva trovato il gol del 3-1 con un Rafa Silva davvero incontenibile, davvero interessante questo giocatore, davvero interessante il Benfica nel suo complesso. Ma cosa ha certificato questa partita? Ha certificato che gli avversari corrono sistematicamente il triplo di quello che non corre la Juventus, e la ripresa iniziata con Milik al posto di Ken è servita per vedere subito i padroni di casa imperversare e trovare ancora con Rafa Silva il gol del 4-1. Malissimo il pacchetto arretrato, malissimo la scelta, a mio modesto ovviamente parere, è un'opinione personale, la scelta di disputarsela con il 3-5-2, uno schema di gioco, lo ripeto e lo ripeterò all'infinito, obsoleto, che soprattutto in Europa non può dare frutti, altro che appunto figure come queste, soprattutto quando trovi squadre molto organizzate che sviluppano un bel gioco in verticale, che sfruttano le fasce, come ha fatto il Benfica grazie ad un João Mario che sembra davvero un giocatore rigenerato, che ha rifornito costantemente i compagni con traversoni molto interessanti. Ma un Benfica che ha imperversato di fronte ad una Juventus che la si vedeva chiaramente sulle ginocchia, chiaramente statica, nel senza palla, vedere giocatori che camminavano è proprio il diciamo l'indice del problema grave che attanaglia questa Juventus. Una Juventus che non ha gamba, una Juventus che non avendo gamba probabilmente non riesce ad avere garra, non riesce ad avere fame, non riesce ad imporsi mai sugli avversari. Sono però così serviti i cambi della disperazione, quelli però probabilmente più volti a preservare i titolari,
Kostic e Vlahovic, con gli ingressi di Sule e Illing Junior. Eravamo intorno al minuto 70, se non erro, e lì sostanzialmente è cambiata la partita grazie alla verve di chi ha voglia, di chi ha gamba, di chi ha fame. Giovani, classi 2003, entrambi, partita da incoraggiare, soprattutto quella di Illing Junior, che sulla sinistra ha imperversato davvero come un'ira di Dio, mettendo in crisi il Benfica, che nel giro di appena 60 secondi si è vista subire due reti, passando così dal 4-1 al 4-3, grazie alla rete di Milik e successivamente di McKennie, ma soprattutto grazie davvero alla gamba, alla verve agonistica, alla voglia di mettersi in mostra di questo Illing Junior, che dopo aver esordito in campionato ha esordito anche in Champions League, in campionato contro l'Empoli, ha esordito in Champions League questa sera allo stadio Daluz contro il Benfica. Quindi cosa mi porta così a che conclusione mi porta questa parte finale di gara, che ha visto una Juventus mettere un po' le corde il Benfica, che si è impaurito, che ha rischiato anche di arrivare alla segnatura del 5-3 in un dirompente contropiede fallito per aver colpito il palo dal migliore in campo, Rafa Silva, che poi è stato sostituito, stremato tra gli applausi dei 58.000 del suo pubblico. Cosa mi porta appunto questa fase finale del match? Mi porta a dire che evidentemente bisognerebbe che Massimiliano Allegri ripartisse proprio dagli ultimi 20 minuti, facesse un esamino di coscienza e cercasse davvero di avere il coraggio e di capire che molto probabilmente a volte, al di là dell'esperienza, servono altri fattori, servono altre qualità, che è palese ed è evidente la Juventus in questo momento non sia più in grado di dare. E allora giocatori che sono avviati abbondantemente sul viale del tramonto, e mi dispiace doverne anche fare i nomi, ma è giusto sottolineare quanto sia stata negativa la prova di Bonucci, quanto sia stata negativa a mio modo di vedere la prova di Cuadrado, che al di là dell'aver avuto il merito di calciare il calcio d'angolo che porta a Caporale, ha fruttato sostanzialmente il pareggio della Juventus, dimostra di avere poca serenità, di commettere ingenuità, soprattutto nella fase difensiva, davvero ancora imbarazzanti da commentare per un giocatore di 34 anni e della sua esperienza, ma soprattutto dimostrano che a volte avere più fame, avere più voglia, avere più gamba, avere più determinazione, e questo è quello che hanno dimostrato i giovani entrati in campo successivamente, dimostra che probabilmente questa Juventus ha bisogno di nuova linfa, ha bisogno di nuova energia, e questa energia la si trova appunto in chi ha voglia di mettersi in mostra, in chi ha voglia di correre, in chi ha voglia e ha fame di arrivare. E allora bisognerebbe avere il coraggio di puntare con maggior insistenza su questi giocatori, al netto di una considerazione pregressa che devo fare relativamente all'impiego di Federico Gatti, che ha certamente responsabilità sul primo gol di Antonio Silva, facendosi anticipare e quindi marcandolo da dietro, non arrivando ad intervenire sul pallone, però va anche detto che è davvero, al di là dell'acciacco che ha colpito Alessandro prima del match, e che probabilmente lo avrebbe visto titolare, che invece l'ha visto relegato in panchina ed entrare successivamente, mi porta a fare la considerazione inevitabile delle scelte così altamente discutibili di Massimiliano Allegri, perché Gatti, che aveva giocato la sua ultima partita contro il Monza ed era stato cancellato sostanzialmente dallo stesso allenatore per la pessima prestazione offerta, così lui come così tutti quanti i suoi compagni, è stato riproposto questa sera in uno stadio così caldo, in una partita così comunque importante, dove la Juventus avrebbe dovuto vincere, ma certamente avrebbe dovuto fare una figura differente alla luce del fatto che, pur abbandonando l'Europa che conta, la Champions League, la Juve ha comunque ancora l'obiettivo di poter disputare l'Europa, e sarebbe un'Europa da non disdegnare, quella dell'Europa League, perché comunque sarebbe un trofeo che manca in bacheca, sarebbe un trofeo prestigioso e che garantirebbe, ricordiamolo, la partecipazione alla prossima Champions League, che così facendo invece in campionato sarà davvero difficile potersi andare a prendere, perché questa Juventus con queste lacune, con queste deficienze fisiche, non può pensare di ambire alle prime quattro piazze che garantirebbero la partecipazione alla Champions League alla luce di quello che vediamo costantemente, ovvero gli avversari che hanno decisamente più grinta, più voglia, più fame, più organizzazione e che ti mettono sistematicamente alle corde. Quindi ripartire da questi ultimi 20 minuti, non inganni il risultato, perché per la Juve è una disfatta europea, per la Juve è un'umiliazione quella subita fino al minuto 70, ovvero quella della
remontata fino al 4-3 grazie all'innesto di Ealing Junior che ha imperversato sulla sinistra, non bisogna illudersi, ma bisogna riflettere che probabilmente queste sono forze fresche che possono essere utilizzate a dovere e che possono svoltare in una stagione così complessa come quella che ha intrapreso purtroppo la nostra amata vecchia signora. Lasciate i vostri commenti, ci sentiamo molto presto, come sempre, fino alla fine, forza Juve, perché la Juve comunque la si sostiene sempre. Ciao a tutti, buonanotte.